Marchisio su Twitter si è domandato: ma se la Juventus è stata condannata per le plusvalenze, perché è stata condannata solo la Juventus? Le plusvalenze non le fai con un'altra squadra? E quindi perché penalizzi solo la Juventus e non tutte le altre squadre con cui la Juve ha, diciamo, collaborato? È una domanda interessante, è una domanda che fa riflettere. Marchisio l'ha postata su Twitter, ma molti altri tifosi l'hanno scritta nei commenti degli altri video. Perché viene punita solo la Juventus? La risposta non la possiamo dare finché non vedremo la sentenza, finché non vedremo le motivazioni di questa sentenza. 15 punti di penalizzazione, la soluzione per tutte le altre squadre coinvolte. Per cui possiamo solo supporre. Beh, diciamo che quello che ci viene in mente è che la Juventus ha falsificato i bilanci dei 2 stagioni, secondo quanto uscito fuori da dati, grazie a queste plusvalenze, e queste falsificazioni avrebbero permesso A alla Juve di iscriversi al campionato, nonostante un bilancio non perfetto, B soprattutto fare mercato, perché abbiamo visto ci sono squadre, anche l'Inter adesso per esempio non può fare mercato perché il bilancio è fortemente in rosso. La Juventus, modificando in modo illegale il bilancio della Juventus, avrebbe non solo non si sarebbe non solo iscritta al campionato, ma avrebbe fatto anche mercato nonostante un profondo rosso. Se sei arrivato fino a qui, vuol dire che il video ti piace. Allora pensate a iscriverti. Siamo un canale giovane e quindi abbiamo bisogno di voi, di tanti iscritti per crescere insieme a voi. Ogni giorno caricherò almeno un nuovo video di calcio alle 2 e quindi se non vuoi perdere l'appuntamento giornaliero, iscriviti al canale, clicca il bottone iscriviti e la campanella in modo tale che YouTube ti invierà una notifica ogni volta che caricherò un nuovo video. Grazie, abbiamo bisogno di te per crescere. Per questo, immagino io, queste sono le motivazioni per cui è stata punita solamente la Juventus e non le altre squadre. Perché la Juventus ha modificato il bilancio di 2 stagioni, mentre le altre avrebbero solo partecipato senza apporre modifiche al bilancio. Però c'è da farsi un'altra domanda, secondo me. E perché non si è indagato su, per esempio, la vicenda Osimhen? Se leggete lo sapete tutti, nello scambio, nell'acquisto Osimhen, il Napoli ha mandato 4 giocatori in Francia, 4 giocatori della primavera, ipervalutati, costati 20 milioni di euro. Dopo 6 mesi nessuno di quei giocatori giocava a calcio professionistico, per cui è evidente che quei 20 milioni sono una plusvalenza fittizia. Però sul Napoli non si è indagato. E che dire dei bilanci della Roma, dei bilanci dell'Inter, dei bilanci del Milan? Insomma, molti tifosi juventini si interrogano chiedendo: ma perché la Juventus e la Roma no? Perché si indagano sulle plusvalenze della Juventus e sulla vicenda Osimhen no? Ci sono tanti punti interrogativi. Ecco, il terrore mio è che, come spesso capita in Italia, si è voluta fare una cosa veloce, una cosa fatta male. Puniamo la Juventus, che è il nome uscito fuori di più. Puniamo la Juventus, così sono tutti contenti, chiudiamo subito questo capitolo plusvalenze e ripartiamo da zero, ignorando il fatto che non è solo la Juventus che ha fatto plusvalenze fittizie, ma ci sono tanti altri club in Italia che hanno fatto queste operazioni. E soprattutto andiamo a vedere i bilanci degli altri club, perché uno si interroga come mai società come la Roma hanno un rosso profondo da ormai tanti anni e nessuno indaga, nessuno si chiede come fa ogni volta a iscriversi. Andiamo a vedere quello che è successo con Suning all'Inter, no? L'Inter ha speso tanti milioni all'ingresso di Suning, adesso vediamo che è in grandissima difficoltà. Insomma, l'impressione è che ancora una volta il calcio italiano aveva una grande chance di fare piazza pulita, di pulire tutte queste operazioni illegali, di pulire tutte queste operazioni che non fanno bene né al calcio italiano né al bilancio delle varie società, e invece facciamo una cosa veloce, chiudiamo questa operazione così, puniamo pesantemente solo la Juventus e chiudiamo un occhio su tutte le altre squadre. Questo è uno dei pensieri che molti avranno fatto. C'è da dire una cosa, però al momento l'unica squadra che ha un procedimento penale è la Juventus. Al momento l'unica squadra che ha qualcosa oltre la sanzione sportiva è la Juventus, e insomma il fatto che il GIP abbia chiesto gli arresti domiciliari per Andrea Agnelli fa capire la gravità di queste operazioni compiute dalla Juventus negli anni precedenti. Al momento non risultano operazioni in corso su Roma, Milano, Inter.
E per questo la Procura federale sta lavorando sul caso Juventus per i documenti che ha ricevuto dalla procedura penale di Torino. Al momento non ci sono altre procedure su altri club dal punto di vista penale e quindi la procedura federale ha lavorato soprattutto sulla Juventus. In giustizia può essere, però questo secondo me è la motivazione per cui per adesso l'unica squadra penalizzata è la Juventus e nessun altro club è stato coinvolto per il momento. Le cose potrebbero cambiare a breve. Chissà, vedremo nei prossimi giorni, ma questa è la risposta che darei io a Marchisio.